Bella a tutti i folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. E oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio della serie Unbox Afragaton, ovvero quella serie dove vado ad aprire una cassa su Counter Strike e con l'arma che trovo all'interno di quella cassa dovrò fare un deathmatch e fare almeno 25 kill. Ovviamente durante quella partita andrò a spiegare un pochino come si va ad usare quell'arma e come ho già fatto da circa 2-3 episodi, l'arma che vado a vincere all'interno di quella cassa viene messa in giveaway, quindi in palio, a tutti coloro che commentano qui sotto hashtag esci l'arma e staccato il vostro nome di Steam. Per sapere il vincitore dello scorso giveaway basta andare sulla mia pagina Facebook che trovate qui sotto in descrizione, troverete un video dove ho mostrato appunto chi ha vinto. E adesso ovviamente coloro che vogliono partecipare devono lasciare un like a questo video, perché chi non lo lascia ovviamente il programma non lo sorteggia. Quindi ovviamente se volete vincere dovete lasciare un like. E come vedete da questa pagina qui davanti, oggi andrò ad aprire una cassa che non si vede dal 2014, infatti questa è la cassa estiva degli sport 2014 che mi è stata gentilmente regalata da Brock Lesnar oppure Artorias, chiamatelo come volete, ovvero un membro del mio clan. All'interno di questa cassa, ovviamente aspettate, faccio apri, che cosa si può trovare? Spero di non trovare la Glock dato che già l'ho trovato nello scorso episodio. Cose interessanti sono qui l'M4, A4, X-Ray, la K-Jag, ovviamente il coltello oppure anche qualche altro oggetto, basta non mi esco una Glock, spero solo in quello. Quindi alzate le mani al cielo e sperate di trovare qualcosa di decente in modo che avete vinto qualcosa di carino. Quindi ho visto già che è passata una WP corticera, Desert Eagle è passata, ho trovato la P2000 corticera. Vediamo in che condizioni è, un pochino usurata, forse è testata sul campo. Vediamo subito, P2000, ok, usura minima, vabbè, meglio di niente. Ci divertiremo a fare questo video, quindi vi ricordo prima che vado a trovare la partita di scrivere hashtag esci l'arma e staccato il vostro nome di Steam e di lasciare un like. E ovviamente tra 2 giorni uscirà il video del vincitore su Facebook. A dopo. Ok ragazzi, eccoci qui in partita, ci troviamo sulla mappa Aztec, come vedete sono lato City per provare appunto, anzi provare, per usare la P2000 che abbiamo trovato all'interno della cassa. Che nonostante sia usura minima è abbastanza rovinata sul fianco, cioè soltanto là sotto, però mi dà abbastanza fastidio come usura. Comunque non vi ho detto quando l'ho trovata che quest'arma vale nel mercato all'incirca 2 euro, quindi niente male. Se era nuova di fabbrica valeva all'incirca sui 5-6 euro se non di più. Comunque adesso banda le cenci, cerchiamo di concentrarci. Già metto le mani avanti ragazzi per dirvi che la P2000 io non la so usare tanto bene, anche se è un'arma abbastanza easy peasy, perché dato che da CT si può usare o la USP o la P2000, come si può usare o l'M4 o l'M4-1S, dato che io uso prevalentemente la P2000, non è che sia poi così tanto esperto di come usare la P2000, però di sicuro mi è andata meglio della scorsa partita dove con la Glock praticamente che fa un danno pari a zero. Cioè di sicuro questa P2000 fa molto molto più danno rispetto alla USP. In headshot dovrebbe one shotarti anche se l'avversario ha il Kevlar, e dovremmo avere qualche difficoltà soltanto se lo colpiamo in corpo. Però se siamo sfigati dovremmo dare un numero massimo di 4 hit per ammazzarlo, come avete visto. Comunque la lobby non è neanche tanto piena, infatti per ora alcune kill le ho fatte ad alcuni bot. E ragazzi, voi vi starete chiedendo perché dato che la P2000 fa più danno rispetto alla USP preferisci usare la USP. Beh ragazzi, principalmente perché è molto più precisa la USP. Infatti a lunga distanza la P2000 non è precisissima, invece la USP fa quasi sempre dritto. Poi non fa rumore, quindi la maggior parte delle volte l'avversario non ti spotta sulla minimappa, anche se è una cosa che succede molto molto di rado. Però sì, è vero, fa meno danno rispetto alla P2000. Infatti in questo periodo sto ancora decidendo se lasciare la USP oppure passare alla P2000 magari per un po' di tempo. Comunque siamo a 4 kill dopo 2 minuti di partita. Penso che questa sfida poi non sia così tanto difficoltosa. Dovremmo arrivare senza grossissimi problemi. Gli ho fatto HS che non c'è morto. Senza grossissimi problemi a 25 kill se non di più. Comunque ragazzi, colgo l'occasione di queste 25 kill per dirvi che nello scorso video alcuni di voi mi avevano detto ad Ark fatto 25 kill dovevi arrivare a 26 per vincere la sfida. No, cioè io ho messo 25 perché dovevo fare 25 kill, non 26. Quindi ovviamente le sfide le completo a 25 perché devo arrivare a 25. Comunque siamo a 7 kill e siamo secondi. Non mi ero accorto che c'era questo, perfetto. Poi devo dire ragazzi che in questo periodo, cioè la P2000 è una cosa abbastanza OP. Là sotto c'è un canguro che saltella. Come vedete con l'USP, se era senza Kevlar quello là sotto avrebbe ammazzato. Invece come vedete lo spray della P2000 è abbastanza random. Comunque
Dio, hanno fatto headshot a questo attraverso il muro, io non ho 5 HP. Comunque, per parlare su come usare la P2000, a differenza della Glock, c'è molto di meno da dire, dato che non ha il colpo triplo, si può sparare soltanto un colpo alla volta. E quello che vi consiglio è di one tappare sulla distanza, ovvero cercare di prendere soltanto alla testa, perché come vi ho detto, senza Kevlar un colpo, col Kevlar uno, massimo due colpi in headshot. Invece, se siete a corta distanza, spammate, perché da lontano è una rosa abbastanza larga, ma da vicino, se spammate col tasto sinistro, dovreste riuscire a shottarli con abbastanza facilità. Comunque, quanto siamo? Siamo a 10 kg, siamo super giù a metà sfida. Visto che c'è uno al site di A, c'è molto headshottato. E ovviamente mi sono messo avanti perché questo non mi aveva visto. Voleva colpire al mio compagno di squadra che era dietro, però mi ha ammazzato. Oddio, ho visto degli elementi spottati sulla minimappa, però non so dove. C'erano due punti interrogativi. Non so se andare sul ponte. No, vabbè, andiamo qui in B, che ci dovrebbe essere più spazio aperto e più gente, eh. Ok, ammazzato. Dai, amico. Io ho missato un sacco di colpi, però io ho tolto 42 in 3. Magari se quel colpo in HS mi entrava, potevo shottarlo. Dio, che cavolo. Ah, vabbè. Sì, vabbè. Datemi assist tanto. Ok, l'ho shottato malissimo in HS. Ho visto che c'è un altro qua sotto. Non ci possiamo buttare sotto perché se no ci muoio e perdo tutti gli HP. Sento gente che spara lì dallo spawn dei terroristi. Però non c'è nessuno in questo momento. Quindi andiamo in B. Ho visto che c'è uno qua davanti che c'è morto. C'è gente là. Fin troppa gente e sono morto, infatti. Quanto siamo? 12 kill. Ragazzi, la scorsa partita che ho fatto, cioè, è stata abbastanza frenetica. Perché non so per chi l'avesse visto, però sono riuscito a fare la 25esima kill soltanto agli ultimi 8 secondi di partita. Penso sia stata la partita più difficile che abbia mai fatto. E questa kill che mi ha fatto il bot proprio mi fa scendere in morale sotto i limiti. Ancora mi ha ammazzato. Ma ragazzi, questo qua non è. È veramente un bot. Bot Ivan. Mi ha fatto doppia kill. Hanno aumentato l'intelligenza artificiale del bot o cosa? Boh. Ok, qui abbiamo ammazzato bot Eric. Che me non farci ammazzare. Cioè, i bot sono molto più forti di questi elementi che si trovano nei deathmatch. Questo qua gli è entrato un colpo in HS e c'è morto. Quello è bot. È bot. No, ragazzi, come vedete, cioè, non ha ping, quindi è di sicuro è un bot. Ma che cavolo? Va bene. Facciamoci domande. I bot sono diventati troppo forti. Ok, se mi ha ammazzato il bot là davanti, non sapevo che cosa fare. Comunque, non so se ci avete fatto caso, ma c'è uno là sotto, messo in mezzo alle foglie, che sta camperando. Ecco, quello lì. Blu Maro. Io tecnicamente mi vorrei vendicare, però. Aspettate, qui c'è il bot. Ho fatto HS e poi mi ha sparato in mezzo ai piedi lui. Devo vendicarmi di Blu Maro perché. Guardatelo! No, no. Sto qua che rank è. Cioè, come voleva camperarsela? Ah, bot, buongiorno. Ovviamente dovrò fare più kill perché ammazzare i bot non so se sia una cosa legale nell'unbox a Fragaton. Quindi io cerco di arrivare a 25. Penso di arrivarci, siamo ancora a 4 minuti. Mi mancano 5 kill. Però tento di puntare a 30 kill. Ma come cavolo mi ha ammazzato il bot? Dovrebbero essere più stupidi rispetto ai player. Vabbè, comunque c'è questo Blumaro che sì, abbastanza un bot. Di chi c'è? Che ho fatto HS 54 in 1. Perché non è molto one shottato? Perfetto, Blincicco mi ha ammazzato. Allora la P2000 ha un one shot sempre in testa. Cioè io l'ho sentito là, il din dell'headshot, però non c'è morto. Vabbè. Qui c'è il bot che si fa ammazzare abbastanza facilmente. Controlliamo adesso tutti gli angoli, tutti gli spot, perché ho paura che ci sia ancora quello nascosto con la BP o col Negev, ancora peggio. Oh, sento spari da dietro, quindi c'è uno lì sotto. Ma gli ho sparato malissimo. Perfetto, mi hanno stilato la kill. Hanno fatto bene. E facciamoci in B. Mi mancano ancora 3 kill per aver semi-completato la sfida. 34 in 2, dove l'ho colpito nel tallone per togliergli 34 con 2 hit. Vabbè, torniamo in B. Siamo anche terzi in classifica. Questo qua sta facendo 40-16. 40-16. Quello là è Blue Maro, sicuro. Mi diventa un pre-fire. Era blu. Ma questo qua non sa giocare. C'è uno che campera così e non sa proprio giocare. Vabbè, mancano 2 minuti e 46 prima di completare la sfida. È spawnato uno qui. Sì. Affacciati. Affacciati. Ma dove cavolo è? Buongiorno. Prendiamo anche uno dietro. Grazie. Gli ho tolto 34 in 2. Allora, c'è uno headshotato lì. C'è un altro dietro questa cassa. Lo devo headshottare. No, se n'è accorto e mi ha ammazzato. Quanto siamo? 24 kill. Me ne manca uno e mancano ancora 2 minuti. Non so se si è buttato un mio compagno di squadra oppure era un altro.
C'è uno col negative qua sotto. Non è friendly. Grazie per avermi ammazzato da dietro con la WP. Ho visto che c'è uno spottato qua sotto. Spero che non sia il bot che mi ha ammazzato per 5 volte di fila. No, è sub zero. Ok. Era assente. Ok, siamo arrivati a 25 kill. Però già dato che ho ammazzato all'incirca 5 o 6 bot, cerchiamo di arrivare a 30 kill per metterci il cuore in pace. Diciamo così. Se magari la gente non mi shotta alle spalle. Comunque, qui siamo al site di B. Ho visto un casino di gente spottata, però. Buongiorno, terrorista. Ok, missato clamorosamente. Cioè, non l'ho missato veramente. Gli ho tolto 44 in 3. Meglio di niente. Minuto e 34. Dai, non fatemi fare 25 kill precise. Beccato quello con più 90 davanti alla faccia. Anzi, che l'MP7. C'è uno spottato qui a destra. Uno qua sotto che c'è morto. Dai, dov'è Blu Mauro? Che si mette negli angolini con la WP non sapendolo usare. Ok. No, era là davanti, non so se l'avete visto, sotto il tempio azteco. Vabbè, gente spottata sul ponte. Buongiorno, Talents. No, devo andare ad ammazzare Blue Maro. Mi sta troppo simpatico quel silverino che sta nascosto dietro gli angoli. Dovrebbe essere ancora là dietro, se nessuno l'ha ammazzato. Sì, ecco, ho sentito un colpo di desert. Non so se era suo. Mi ha pure distratto e mi sono fatto shottare da Craft Cococo. Ok, questi qua sono gli spot di Blue Maro. Buongiorno. Oddio. Sì. Ovviamente l'MP7 contro la P2000, 85 in 5. Sembra giusto che vinca lui. Siamo a 28 kill, vabbè. Penso di riuscire a fare questi due kill in 30 secondi. Penso. Spero. Quello è mio. Anzi, questi sono miei. Quello è Blue Maro. No, vabbè. P90 dietro. Sparato malissimo a questo, 17 secondi, non ci arrivo a 30. Non ci arrivo. 88, 68. No, la gente che mi spara. Si sono svegliati tutti ora, i terroristi. Ok, sub 0 ammazzato, 5 secondi. Vabbè, tanto la sfida era 25, anche se ho fatto 29, 7 assist. Mi ha sparato anche la WP da dietro, vabbè. Penso che l'abbiamo superata. Quindi, ragazzuoli, questo video finisce qui. Ovviamente vi ricordo di spolliciare e di partecipare a questo giveaway se vorreste vincere questa P2000. E ci becchiamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao!